nato come un progetto interculturale, teatrale, musicale durante la pandemia da Covid-19 nel mese di marzo del 2020. Non potendolo portare sul palco, ne ha fatto un docufilm dal titolo Il vestito de Dora, ispirato alla nonna originaria di Tornareccio. Ideatore del progetto Maximiliano Manzo, detto Maxi, premiato a Pescara in occasione della 49esima edizione dei premi internazionali Ennio Flaiano per l'italianistica, sezione intitolata a Luca D'Attanasio. Maxi Manzo è avvocato, musicista, operatore culturale, ha un legame speciale con le radici italiane ed è membro della rete dei giovani italiani nel mondo della Commissione VII, Consiglio Generale degli Italiani all'Estero, che include circa 150 rappresentanti under 35 delle collettività italiane all'estero, ed è componente del CRAM, il Consiglio Regionale degli Abruzzesi nel Mondo. È ispirato alle favole, ai racconti che mi faceva mia nonna quando io ero bambino. Lei mi diceva sempre che non aveva il vestito per andare alla messa e che lo chiedeva in prestito alla vicina di casa, la sua mamma. E da questo racconto ho detto, scrivo questo progetto, Il vestito di Dora, a modo di guarire questo mio albero genealogico che un giorno fu sradicato in modalità forzata, no? per la migrazione nel dopoguerra. E quindi ho voluto anche raccontare non solo la mia storia, sino la storia di tante persone che come me si sono avvicinati alla comunità italiana all'estero attraverso la ricerca delle loro radici. Radici alle quali sono legatissimi. Sei stato a Tornareccio? Sono stato a Tornareccio, adesso mi trovo a Tornareccio, a casa dei miei parenti. Diciamo, il turismo delle radici a volte non lo fanno, non lo fa un guida di turismo, lo fa la famiglia che ti accoglie, che ti dà... Ti insegna, qua vive la tua nonna, qua si mangia così, diciamo, questo è il vero turismo delle radici. Cosa ti piace di più dell'Abruzzo? Dell'Abruzzo, devo dire, il cibo mi piace tantissimo, i prodotti della natura, poi ovviamente il mare, la montagna, io abito in una città di mare, però essere a mezz'ora del mare, mezz'ora della montagna, questo mi piace molto.